saluto con piacere la designazione finalmente, dopo, in alcuni casi anche dopo molto troppo tempo, dei nuovi presidenti dei parchi nazionali, del direttore di questo parco, che ridanno ai parchi una piena funzionalità e autonomia di gestione, che è già un passaggio molto importante per valorizzarli, perché avere parchi nazionali acefali e senza una guida chiara significa non avere riferimenti che possano progettare, programmare, affrontare i tanti problemi. Ora con i nuovi dirigenti dei parchi, insieme alla Regione, svilupperemo le politiche sia per l'agricoltura che per la fauna, tutte le politiche che servono alla tutela, ma soprattutto alla valorizzazione di questo ambiente eccezionale. Ecco, diceva il Ministro che è fondamentale anche una sinergia per far decollare il turismo, che potrebbe essere un volano importante anche per l'indotto. Noi stiamo già lavorando sul turismo, riorganizzandolo, potenziando la promozione turistica del territorio, semplificando le DMC, che erano 13, le abbiamo già più che dimezzate, e quindi stiamo mettendo in campo degli strumenti per poter fare del turismo l'arma in più della Regione, una potenzialità finora inespressa che è rimasta per troppo tempo indietro. Abbiamo in animo, con la legge di stabilità, di costituire le zone economiche e ambientali per i parchi, e quindi vuol dire dare un di più supplementare, non solo in termini economici ma in termini anche normativi, alle persone, ai cittadini che vivono nei parchi. Tutti gli orsi sono un bene prezioso, qui quello marsicano, ma tutti gli orsi sono un bene prezioso. Poi in questo caso lei mi aiuta a ricordare Papillon, l'orso nel Trentino, che speriamo che vada presto in letargo, come si suol dire, in modo tale che nessuno lo possa inutilmente abbattere. Beh, la nuova governance, non che la precedente non abbia lavorato bene, anzi la ringrazio. La nuova governance è una governance che ho scelto io insieme ai presidenti delle tre regioni. Dimentichiamo la complessità di questo parco, che si articola su tre regioni contemporaneamente. E dato che non ho dovuto proprio trattare o negoziare, cioè tutti e tre i presidenti, pur avendo, come voi sapete, colori o appartenenze diverse, hanno subito, visti i nomi, gradito immediatamente sia il presidente che il direttore, seppure il direttore era esclusiva competenza mia, ma ho condiviso. Questo vuol dire che c'è la voglia e anche l'aspettativa di grandi cose. Io credo che qui le persone che vengono per apprezzare la natura in modo compatibile con la natura. Su quello assolutamente sì. La campagna, per esempio, che abbiamo fatto firmando un protocollo d'intesa con Federalberghi, perché sia Federalberghi, tutti gli alberghi d'Italia siano plastic free, significa che in particolare lo debba essere il Parco Nazionale e le strutture nei parchi nazionali. Piccoli segnali di una grande tutela ambientale.